Salve a tutti amici di YouTube, cambiamo tipologia di video. Oggi infatti volevo finalmente provare a fare un video con relativo montaggio anziché in presa diretta. E quale occasione migliore se non un evento che aspettavo da veramente tantissimo tempo? Qual è? Questo! Esatto, dopo tantissimo tempo che metto da parte i soldi, perché chiaramente si tratta di un acquisto piuttosto consistente, finalmente oggi comprerò la PlayStation 3, per cui chiavi della macchina e avviamoci verso la nostra meta. Eccoci finalmente qua. Dunque, ecco qui la PlayStation 3. Quindi, apriamo. Allora, dunque, a parte che nel negozio dove l'ho acquistata avevano ancora questa specie di piccolo gadget che è una borsetta di Gran Turismo, ma vabbè. Allora, la console e altri 4 giochi, a parte quello in bundle con la scatola. Eccola qui, ho preferito il bundle con Red Dead Redemption perché era un bundle che stavo valutando da tantissimo. Per prima cosa, mi scuso, ma ogni tanto, siccome l'unboxing è tutto in presa diretta, dovrò controllare il tempo di registrazione perché la mia fotocamera ha al massimo 10 minuti e quindi potrebbe capitare che devo montare le immagini. Giusto, la prima cosa che notiamo è la cura con cui quelli di GameStop hanno tolto il prezzo quando me l'hanno venduta, e soprattutto la cura con cui tengono le console esposte. Infatti la scatola è un po' rovinata. Vabbè, in bundle c'è, come ho detto, c'è Red Dead Redemption, e quindi il primo gioco che vado a farvi vedere è Undead Nightmare, l'espansione, e poi Gran Turismo 5 Prologue, perché avendo tutti i Gran Turismo per PlayStation 2 ho voluto acquistare anche questo, giusto per avere la collezione al completo, e tra un po' comprerò la Gran Turismo 5 completo, comprato usato, l'unico tra questi. Poi ovviamente non potevo non comprare God of War 3 perché mi sono piaciuti tantissimo i due episodi su PlayStation 2 e Chains of Olympus per PSP. L'ultimo che è uscito, Ghost of Sparta, non l'ho ancora provato e quindi volevo concludere la trama. E poi Prince of Persia Trilogy, che contiene Le Sabbie del Tempo, Spirito Guerriero e I Due Troni, usciti per PlayStation 2. Comunque, andiamo a fare l'unboxing della console. Da dove si apre? Ecco, già l'ho rotta, vabbè. Perfetto. Allora, questa qui di Red Dead Redemption non è nient'altro che una pellicola esterna in cartone. Vabbè, la Sony la presenta così. Eccola qua, console PlayStation 3 con, faccio vedere un po' più da vicino, 250 GB di memoria, quindi sono parecchi. Se contiamo anche il fatto che i titoli PlayStation 3 hanno una piccolissima installazione dei dati obbligatoria, una cosa che ho visto a casa di un mio amico. Scusate, ma c'è lo scotch da togliere. Tanto scusate, faccio il primo controllo. No, ok, siamo ampiamente nei limiti. Va bene. Allora, apriamo. Vari loghi del coso, molto decorata. Dunque, abbiamo. Dunque, tiriamo fuori qua. Oh, eccolo qua, il controller. DualShock 3. Sì, con Six Axis. Tra l'altro da GameStop dicevano che mi avrebbero dato i trigger, cioè quei due cosi da agganciare qui dietro. Non me li hanno dati, vabbè, non importa, tanto non mi interessavano. Però giusto per dirvi quanto sono attaccati alle loro promozioni. Poi, vari manuali di istruzioni,
PlayStation Network, ok, va bene. Eccolo qua, il gioco Red Dead Redemption, che non ha scritte in bundle, ok, però naturalmente non ha il codice a barre per tutti quei giochi in bundle o in limited edition che hanno la custodia normale all'interno della limited, ovviamente lui non ha il codice a barre perché non si può rivendere, però in realtà sappiamo che se lo portiamo da GameStop loro ce lo prendono. Allora, dunque abbiamo... Ah, ecco, il cavo di ricarica del joystick, perché dentro il joystick non ha le pile normali come i controller della 360, che la batteria ricaricabile me la devo comprare a parte, ve la faccio anche vedere, questa qua, quella della 360. Comunque, questo è il cavo di ricarica, perfetto. Il cavo video composito. Il cavo video composito, uguale a quello della PlayStation 2. Bene, a cosa serve, visto che la console ci fanno tante storie con l'HD e queste cose qua, e poi mi date solo il cavo video composito. Allora, involucro di cartone. Eccola qua! C'è altra roba. Ah, sì, ecco, ovviamente. Vedete che mi stavo già dimenticando della roba. La presa di alimentazione, il cavo dell'alimentatore, con due spinotti, ok. Perché, al contrario della 360, la PlayStation 3 ha l'alimentatore dentro. La presa SCART, ovviamente. Torno a ripetere, bella roba. Comunque, togliamo la scatola dei vari involucri, ok. Ecco qua la console. Faccio, scusate, solo... Ok, ampiamente nei limiti, bene. Eccoci qua. Bellissima. Bella, molto bella. Eccola qua. La console PS3 ha lo stesso rumorino della 360, se avete visto il mio video dell'unboxing. Opaca. Io preferisco le console opache a quelle lucide, perché in teoria le ditate ci vanno meno. Allora, come vediamo a... No, questo non c'entra niente. Allora, abbiamo... Dietro abbiamo la presa della corrente, del cavo HDMI e per collegarla in rete. Si vede? Sì, ok. Si vede. Come dicevo, le prese. E davanti, qui, qua, due prese USB per collegare la cosa. Va bene. Comunque, bon, questa era la console. L'unica cosa, appunto, che mi delude veramente molto è il cavo video. Cioè, scusatemi, mi date una console che ha l'alta definizione e tutto quanto, anche per la 360. Vabbè che della 360 ho comprato la versione più spicciola, l'arcade. Però, diamine, cioè, almeno, datemi un component. No, il component o l'HDMI... Devo comprarmeli a parte, non importa. Comunque, sì, il joystick non ha nessun pulsante bloccato, eccetera. Va bene. E adesso non ci resta che andare all'unboxing dei giochi. Già che li ho comprati, vi faccio vedere anche quelli, anche se non ci sarà niente di così particolare da vedere, ma voglio includere tutto nel video.